Ciao ragazzi e benvenuti in questo breve video. Oggi sono solamente qui per ricordarvi come poter entrare nelle mie crew. Per chi gioca su Xbox, l'unica crew in cui deve fare richiesta è la terza crew. I requisiti fondamentali sono che non dovete essere in nessun'altra crew, avere il profilo del social club visibile a tutti. Se non riuscite a metterlo visibile a tutti è uguale, chiaramente parlo per i giocatori di Xbox perché non siete così numerosi da poter permettere di creare un'altra crew apposta. E poi l'ultimo requisito, il più importante, è che dovete rendere visibile su che console giocate. Quindi se giocate con la Xbox dovete andare nelle impostazioni, nella privacy e rendere visibile che giocate con questa console. Se non mettete quest'ultimo requisito non verrete mai e poi mai accettati nella terza crew, perché ci sono ancora fin troppi giocatori di PlayStation dentro quella crew e quindi con calma verranno espulsi. A meno che non abbandonino di loro scelta quella crew e richiedano l'ingresso nelle altre crew specificatamente create per i giocatori di PlayStation, perché ragazzi, se la terza crew è creata apposta per i giocatori di Xbox devono solamente esserci loro. Così chiunque giochi con la 360 va qui in GTA Online, invita i membri della crew, sa di invitare solamente giocatori con la 360 e quindi vi divertirete ancora di più, perché è inutile che ci siano giocatori che giocano su altre console che poi non vi trovate, è inutile. Quindi detto questo ragazzi, spero di essere stato chiaro, conciso, limpido, che non ci siano stati dubbi. Adesso parlerò anche per i giocatori di PlayStation. Se dovete fare richiesta, richiedete per ora nella quarta crew, perché se notate, se andate nel social club, la terza, la quarta e la quinta crew non è più a 1000 membri, ma è scesa perché c'è stata un po' di pulizia. In pratica c'erano giocatori che non avevano la crew attiva, non erano nella crew esatta, fatta apposta per loro, e quindi sono stati un po' eliminati. E però ragazzi, andiamo in ordine. Quindi, chi gioca con la PlayStation richieda solamente nella quarta crew, solamente un invito nella quarta crew. Chi gioca invece con la Xbox richieda nella terza crew. Come vi ho detto sempre anche in tutti gli altri video, andremo in ordine, quindi chi gioca con la Xbox chiaramente verrà accettato subito e stessa cosa anche per la PlayStation. Però, come vi ho detto, quelli di PlayStation verranno prima accettati nella quarta crew e dopo nella quinta crew. Quindi se volete essere al 100% sicuri di poter entrare subito nella crew, richiedete l'invito prima nella quarta, perché come vi ho appena detto andiamo in ordine. Detto questo, adesso tutte le vecchie richieste che sono state fatte nella terza crew, nella quarta, nella quinta verranno completamente cancellate, così un attimo da fare pulizia, e tutte le nuove richieste che verranno spero che vengano effettuate in modo corretto, ovvero chi gioca con la Xbox richieda solamente nella terza crew e che metta visibile su che console gioca. Stessa cosa per i giocatori di PlayStation, richiedono solamente nella quarta crew. Profilo aperto o chiuso è indifferente anche per i giocatori di PlayStation, perché la quarta crew è stata creata apposta per chi non riuscisse a mettere il profilo del social club visibile a tutti, quindi non preoccupatevi se ce l'avete aperto o chiuso, è indifferente. E niente ragazzi, spero di essere stato chiaro. Se avete altri dubbi, domande, chiaramente scrivetemele nei commenti. Io vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è stato d'aiuto, iscrivetevi al canale, passate nella pagina Facebook. Qua da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.